cavalli nuovi, piano piano si abitano un po' tutti quelli che sono gli spazi e i dettami della festa. Ecco Leocorno è entrato, mossa valida, partenza molto forte della pantera, del montone, della civetta, lupa, oca, nicchio, onda, giraffa. Andiamo verso il San Martino con pantera che prende nuovamente la prima posizione. Arriviamo al Casato con un tempo di galoppo molto impegnato ed è la lupa che all'al di dentro prende la prima posizione, lupa in testa, segue la pantera. Andiamo al secondo San Martino e gli altri che stanno facendo dei galoppi molto tranquilli, qualche allungo da parte del nicchio. Andiamo al secondo San Martino con pantera, lupa, Leocorno, nicchio, civetta, onda, bruco, loca, la giraffa e il montone. Ecco la pantera che prende la prima posizione, segue il nicchio, pantera, nicchio, una entrata molto forte della civetta con l'onda al Casato. Ora è il nicchio in scioltezza che fa il tempo di ingresso alla terza curva di San Martino. Nicchio segue la giraffa che ha fatto un allungo, ecco la giraffa lì in fa San Martino, il nicchio va verso il Casato e il rullo annuncia l'arrivo della contrada che fa concludere la quarta prova. Andiamo ad arrivare nicchio, giraffa, onda, civetta. Prova anche questa interessante, vediamo già dei tempi di galoppo consistenti. Abbiamo visto un'uscita dalla mossa, un buon tempo di mossa per tutte le contrade. E i tre giri con dei test interessanti. Chiaro, ci sono chi ha effettuato un cambio del morso, chi ha effettuato altre prove, altri test per collezionare così le sensazioni, per darne poi una valutazione strategica per domani pomeriggio. Per cui abbiamo assistito alla quarta prova, oggi pomeriggio c'è la prova generale preceduta come sempre dal drappello dei carabinieri a cavallo, comandati anche questa volta da un tenente che è una donna che è stata qua già a Siena anche per il palio d'agosto l'anno scorso. E come sempre è un momento di grande spettacolo per grandi e piccini, i carabinieri con il primo giro di saluto e poi quando ripassano, ecco, vediamo la mossa, i cavalli tutti allineati, bellissima questa immagine con tutte le testiere, partono, parte la pantera, quella che riesce a prendere la prima posizione. In scia il montone, all'esterno la civetta, pantera, ecco vediamo qua, bruco si sta avvicinando e partenza, come abbiamo visto la pantera seguita dal montone, e andiamo verso ancora un'altra immagine della partenza, bruco. E il tempo di galoppo immediato di tutti i cavalli all'interno dei due canapi. Ed ecco ora con le immagini di San Martino dove la lupa all'esterno cerca di prendere la prima posizione, la pantera però mantiene in traiettoria la posizione di testa, pantera lupa all'esterno, buon ingresso al Casato. Arriva ora il nicchio, la pantera ha fermato, segue il Leocorno, l'onda, civetta, giraffa e la lupa. Allora, ancora le immagini del
San Martino con il Nicchio che ha preso la prima posizione. Ecco, vediamo che i cavalli si stanno tutti modulando su quelle che sono le caratteristiche di ingresso ed uscita della curva di San Martino e del Casato, con buone velocità, il che significa, chiaro, domani pomeriggio le cose cambiano in maniera sostanziale, però possiamo dire che queste prove stanno ad una dandoci sensazione e capire che i cavalli stanno maturando sulla loro presenza in piazza del campo. Questo è il momento del dopo prova. I barbareschi recuperano le redini del proprio cavallo e inizia il percorso dalla piazza del campo al rientro in contrada. Abbiamo assistito a mosse che non possiamo chiamarle veloci, abbiamo assistito alle mosse che sono importanti perché si nota in maniera di grande attenzione l'addestramento che tutti i cavalli, anche i sei nuovi, hanno fatto. Ecco, questa è l'immagine di Mattia Chiavassa, che stasera scopriremo quale sarà il soprannome che lo accompagnerà per tutta la sua vita nel percorso di Piazza del Campo, e per cui sono mosse di buonissimo allineamento. I cavalli hanno ormai fatto questa scuola nei vari corsi di addestramento, Mosciano, Montesciano, e come si vede non c'è più quello che accadeva anni fa con cavalli che non riuscivano a stare al posto, che si muovevano, che facevano confusione nei due canapi, e ricordiamo i tempi lunghi di stare in partenza. Invece ora tutto è molto lineare e molto tranquillo. Ecco ancora le immagini sul bruco del cavallo e del fantino. Mattia Chiavassa, la sua prima esperienza in Piazza del Campo, e per lui logicamente è aver raggiunto un obiettivo per il quale ha lavorato diversi anni, e poi anche vivendo, trasferendosi qui a Siena. Questa invece è l'immagine della giraffa, anche lui Polighetto, Fantino la prima esperienza, e stasera sapremo il nome di battaglia che gli verrà dato. Ecco inquadrato il cavallo del Montone con Jonathan Bartoletti, detto Scompiglio, Fantino ormai veterano esperto di piazza, e questo è come sempre il dopo prova. Bene, a questo punto passiamo la linea, ecco, rivediamo la partenza, rallenti, bruco che entra, scatto del canape, una partenza veloce della Pantera del Montone. Si sono un po' ammucchiate nella parte bassa dei canapi le altre contrade. Qui andiamo verso il San Martino con un buon tempo di galoppo della Pantera e della Lupa all'esterno, però la Pantera riesce a tenere sempre la posizione di testa per andare poi al Casato, dove poi tutte e due le contrade diminuiscano la velocità. Allora, dicevo, passiamo la linea regia per il replay della questa quarta prova, poi i nostri programmi proseguiranno con le donne del Palio, con Cristina e Claudia e i suoi ospiti. Poi abbiamo ancora Wikipedro a spasso per la città, poi oggi insieme a Luca Virgili, detto Il Fresco, a mezzogiorno saremo alla Fontanina della Torre, da dove faremo un incontro con vari personaggi della contrada, e per avere così ulteriori testimonianze, anche perché la Torre non corre questo palio,
di quello che è un po' la vita di contrario. Poi la diretta di Sotto le Logge con i Fantini, poi nuovamente Pietro e Asia a spasso per la città, e poi il verso la prova con Virginia e Massimo, e poi la prova generale, e poi a seguire il dietro la festa, c'è cioè la moviola dietro la festa e il Ciancalosà a mezzanotte. Bene, a tutti un buon proseguimento di giornata, 96 ore di palio vi saluta e a tutti buon giorno.